Da dove deriva saludecio? Salus deci, salute di Decia, salvezza di Decio, console romano che si salvò qui. Quando entri a Porta Marina trovi subito la nostra piazza principale, che ultimamente abbiamo arredato in maniera un po' più moderna. Vogliamo parlare del nostro personaggio più illustre, più importante, che è Santo Amato Ronconi. Io lo chiamo Fratello Amato, come voleva essere chiamato lui. Vogliamo parlare di museo di arte sacra. A Saudeccio ci sono tantissime confraternite importanti e ognuna di queste ha commissionato e pagato i quadri che oggi sono nel museo di arte sacra, quindi che appartengono a tutti i cittadini di Saudeccio. Ci sono 300 opere nel museo di arte sacra, però due su tutte, quadro del Cagnacci, la processione del Santissimo Sacramento, quadro del Cagnacci, San Sisto in preghiera. Quando tu entri sulla via Roma, vedi palazzi nobiliari dal 1500 al 1600 al 1700 al 1800. Abbiamo poi la Torre Civica, dove nel 1849, prima quindi dell'Unità d'Italia, fu eretto l'Albero della Libertà. Se tu ti inoltri nei vicoletti caratteristici, ci trovi 50 murales, dipinti negli anni di 800 Festival, quindi dal 90-91 ad oggi, dove praticamente muralisti bravissimi di Napoli hanno dato questa caratteristica al paese. Abbiamo un museo bellissimo dedicato a Garibaldi e ad Anita, che è una collezione privata data in comodato d'uso al comune per 10 anni. Questo signore, che si chiama Ottaviani, si innamorò di questo personaggio in terza elementare, alle aste di tutto il mondo, ha comprato di tutto di Garibaldi. Qui ci sono lettere autografe di Garibaldi, ma tantissime, non vorrei dire. Qui conserviamo anche l'unico ritratto per il quale Anita ha posato. Allora, poi abbiamo due cose molto caratteristiche, due piccoli borghi, ma chiamiamoli castelli, come si chiamano, Castello di Cerreto e Castello di Meleto. A Saludeccio, andando avanti per la via Roma, troviamo la chiesa del convento dei Girolomini, 1600. Anche questo bellissimo, oggi il convento è diventato una grande casa di spiritualità e questa chiesa però è rimasta di proprietà comunale. E quello che mi interessava di più è sensibilizzare il ruolo delle donne nella famiglia, nel lavoro, nella scuola e così via. E abbiamo fatto tantissime cose in teatro, da qualche convegno, a proiezioni di film, a dibattito, e da qui sono venute fuori molte cose. Le donne hanno cominciato a capire che devono stare insieme e insieme combattere. Vediamo, facciamo, andiamo e marciamo su quello che sono le cose che non vanno. A Saludeccio ci sono donne imprenditrici e hanno delle grandissime aziende. Ci sono donne imprenditrici agricole, ci sono donne che accudiscono persone anziane sia nei luoghi reputati sia proprio nelle case. Siamo felicemente partner di questo progetto che ha presentato la provincia di Rimini, anche perché le donne devono fare rete, devono essere insieme, e quando si tratta di progetti che si riferiscono alle donne, ancora di più.